Rieccoci qua. Io non so fare il saluto dei pianeti. Lui faccio... è del pianeta accanto. Esatto, no, quello scadente, quello dove non c'è una lira, cioè proprio povero di me. Questo è quelli ricchi salutano così. E vabbè, grazie a Tom che è di nuovo qui. Ma prego, grazie a Gabriele che è lì, che ci sopporta. Allora, prima di... Allora, vogliamo così... ho lasciato in sospeso una questione, possiamo partire da lì. Of course. Che ha avuto, che ha dato, ha dato e scurdammoci dove passate. Ma si mannavo li vaesa. Vai. No, stavo dicendo che appunto la scorsa puntata parlavamo dei MyLabs o MyLabs a seconda di come... Parlavamo dei Black Project e vi avevo accennato al fatto che questi programmi neri, questi programmi segreti, godono di finanziamenti virtualmente illimitati. E vi ho anche accennato al fatto che mentre una parte vengono ricavati da... traffici tutt'altro che leciti e tanto meno etici, per usare un eufemismo, una parte di questi fondi vengono letteralmente succhiati, drenati dalle tasse dei cittadini, senza che loro nemmeno lo sappiano. Adesso mi sto riferendo in particolare agli Stati Uniti, dove, questo è un fatto poco noto, ma vi darà l'idea di cosa stiamo parlando. Ci fu una udienza, un'audizione presso il Congresso degli Stati Uniti, a cui venne chiamato a rispondere l'allora ministro della difesa Donald Rumsfeld. Quindi potete già immaginare, chi se ne intende o chi ha un po' di memoria, se sto citato Rumsfeld avrete già identificato qual è l'amministrazione di riferimento, ma adesso ci arriviamo perché lascio il colpo di teatro alla fine, no?